Bellissimo match, mamma mia. Allora, c'era anche Manchester City, Arsenal, Arsenal, Manchester City, ma io tra Champions in campionato preferisco guardare la Champions League, devo essere sincero. Quando ci sono queste partite qui, perché se fosse stata una partita inutile, forse avrei guardato c'è Arsenal, Manchester City. Però, veramente, che partita, mamma mia. Spero che ve la recuperiate perché questi 45 minuti veramente sono stati di fuoco. Cioè, veramente la differenza tra il calcio italiano e il calcio europeo è veramente, cioè, veramente clamorosa. Cioè, veramente il calcio inglese, il calcio anche tedesco, veramente, cioè, c'è veramente una differenza sostanziale, ecco. La coreografia, veramente, cioè, la coreografia della birra, dello zaino, non ho capito, ma una bellissima coreografia, la curva dello stadio del Borussia Dortmund, e cioè in realtà non ci sono state chissà quante occasioni, e voi mi direte, e allora che partita bella è? No, no, perché intanto 3-4 occasioni ci sono state per entrambi, cioè in tutto, ecco. Però è stata una partita in cui veramente, a parte che non è stato assegnato recupero, la palla non è letteralmente mai uscita, ritmo altissimo, soprattutto nei primi 20 minuti. E poi con il passare del tempo forse leggermente meno, forse tipo dal 25esimo al 35esimo. Però devo dire la verità, mi aspettavo questa partita qui, partita molto equilibrata, ma diciamo che le due squadre stanno veramente ripartendo bene, cioè soprattutto forse il Chelsea sta facendo delle ripartenze molto belle. Penso a Mudryk che, mamma mia, nei primi 10 minuti, 15 minuti era scatenato, l'aveva anche detto Piccinini, cioè rapido, velocissimo, mamma mia. Poi si è un po' spento. João Felix ha avuto due occasioni. La prima se l'è mangiata a palla dentro. È vero che c'era Emerson in scivolata, ma poteva decisamente fare meglio, manco inquadra la porta. E la seconda è stata una traversa, è stato un po' sfortunato, ecco. E poi, quindi, queste due occasioni per il Chelsea molto molto grosse, però. E altre due occasioni per il Borussia Dortmund, meno però importanti. La prima con Sebastian Haller, ha imbucato il giocatore del Dortmund. Haller calcia sul primo palo, cioè non ci prova, però la palla va sull'esterno della rete, però forse poteva fare un po' meglio, anche perché Kepa era posizionato così così. E poi l'altra è il tiro di Wolf, palla fuori di un po', devo tirare meglio in generale. Allora, a livello di singoli forse meglio il Chelsea, cioè, la difesa del Chelsea a me è piaciuta un po' di più, perché la difesa del Dortmund ogni tanto crea dei buchi. A centrocampo decisamente meglio il Borussia Dortmund, cioè Emre Can, Bellingham e Özkan decisamente meglio di Enzo Fernandez e Loftus-Cheek, che non mi stanno piacendo. Di davanti molto bene su me Brandt, così come anche Adeyemi, e anche comunque Wolf che si sgancia, ecco, cioè, perché Brandt in realtà è più, cioè, va in più interna, va più diciamo interno al campo, e Wolf appunto sgasa, diciamo così, sgasa e va sulla fascia destra. Però serve un po' di concretezza, ecco, da parte di questo giocatore. Male Guerreiro, ma in generale male la difesa del Dortmund, da parte, ripeto, la fascia destra, che mi è piaciuto, così come anche il centrocampo. Detto questo, ragazzi, partita di fuoco, possesso palla a favore del Dortmund, zero tiri in porta, però è stata veramente una bella bella partita. Ci vediamo ma cioè quando finirà il secondo tempo. Ma che gol ha fatto Adeyemi? Ma che gol ha fatto? Voi me lo dovete spiegare, perché questo gol veramente è clamoroso. In una partita in cui il Chelsea, ragazzi, meritava minimo il pareggio, perché il secondo tempo il Borussia Dortmund è veramente schiacciata tantissimo. Cioè, il Borussia Dortmund, a parte il gol straordinario di Adeyemi, che vi andrò a dire dopo, ha fatto niente. Mentre il Chelsea, ragazzi, nel secondo tempo ha creato tanto. Non so se il Chelsea meritava di vincere, però
Senz'altro il Borussia Dortmund non meritava di vincere. Secondo me questa partita doveva finire, cioè il primo tempo era una partita molto equilibrata. Nel secondo tempo però c'ho Chelsea in campo. Quindi cioè, veramente vi dico che sicuramente il Borussia Dortmund non meritava di vincere. Probabilmente però meritava di vincere il Chelsea. Volevo, è quello che vi dico appunto. Parliamo con degli calcio angolo sbagliato al Chelsea. Ripartenza Dortmund. Stop clamoroso da Adeyemi. Uno contro uno contro Enzo Fernandez. E era ultimo uomo, quindi non poteva in realtà fare fallo. Diciamo perché comunque Adeyemi è straveloce. Infatti, quando l'ha puntato, si è subito andato in velocità. Scarta Kepa e segna 1-0. Un gol del genere da tanto che non lo vedevo. Mamma mia. Poi vabbè, i ritmi non ne parliamo, c'è cioè, il Chelsea, oggi ha giocato veramente una bella partita, una buona partita, no, anzi molto più di buona secondo me, e quindi meritava probabilmente di vincere questa partita, però il Borussia Dortmund è stato furbo, è stato anche molto fortunato, questo è vero, però se già tu vai a vincere 1-0 contro il Chelsea nel tuo stadio. Adesso il Borussia Dortmund per il passaggio del turno, secondo me è favorito, cioè io vi dico 60-40 se finisce così. Però ovviamente il Chelsea sarà in casa, quindi sarà molto diverso. Quindi potrebbe anche cambiare tutto, non mi sorprenderei di un passaggio del turno del Chelsea. Anche perché il Chelsea ha avuto veramente tre occasioni nitide al secondo tempo, due o tre occasioni nitide, penso al tiro di James parato da Cobel e penso soprattutto alla clamorosa occasione al 78esimo circa, tiro di Koulibaly, parata di Cobel, poi c'è stato, mi sembra, c'è stata una parata di Cobel, la palla carambola, mi sembra un giocatore del Borussia Dortmund ed Emre Can fa un salvataggio priva di ogni logica, cioè veramente fu un salvataggio sulla linea clamoroso dedicato a Maurizio Sarri che ha mandato via Emre Can. Guardatevi la partita che ha fatto oggi Emre Can. Guardate però. Ha giocato veramente da, diciamo, centrale, più che dal centrocampista, ha fatto una partita veramente molto importante. Diciamo che secondo me questo modulo non è affatto un 4-1-4-1, ma in realtà secondo me è stato un più un 3 4-2-1, ecco, perché ripeto, Adeyemi e Brandt andavano molto dentro il campo. Detto questo, è stata una partita incredibile, una partita veramente incredibile. Ora dovrebbe terminare. Mi è sorpreso, diciamo, comunque il risultato, perché non pensavo che il Dortmund riuscisse a vincere, ma comunque mi aspettavo che il Chelsea non vincesse oggi. Per quanto riguarda il Brugge Benfica 2-0, ma era pronosticabile. Benfica prende già ai quarti di finale e quindi sempre 1-0, pure terminata l'altra partita appunto. Mamma mia ragazzi, che partita eccezionale, eccezionale.